Fai presto, altrimenti perdi il croccante, disse Massimo Bottura a Guido Barenzo nel 2014, estate, a Vigevanese. C'era un evento particolare dove io fui invitato. Come star della serata, Gennarino Esposito, l'organizzatore, invitò a Massimo Bottura. Lo portò da me e io gli feci assaggiare questa pizza. Una cilla, un nome di fantasia battezzato dal mio carissimo amico. Lui la mangiò. Dopodiché si girò verso di me e disse: "Buona, fanne un'altra, non capette niente di più. Vi frequenzi in bazzette, non lo so che voce si sparse, ma tutti da me a mangiarsi questa pizza." Il giorno dopo uscì sui giornali Vincenzo Esposito e la sua pizza delle stelle. Il Munacello ha fatto impazzire i grandi chef stellati. Tanti di voi sono venuti qua ad assaggiarle ancora adesso. Tra le tante pizze che faccio, questa è quella che preferiscono tutti quanti. Ma voi sapete, io e pizzi faccio con genio, e faccio con voglia, e faccio con passione, e faccio con l'amore, e faccio con genio. Adesso ce la mangiamo. E non li pia. Guardate qua, guardate. Guardate qua, guardate. Guardate qua, che riesce a cadere. Mamma mia. A così si mangia. È buono, è fatta a mestiere.